Bentornato, amico mio, con il nostro consueto appuntamento col paranormale. Prima di cominciare, ricordati di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina delle notifiche, in modo tale da non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo subito. Il primo filmato è stato caricato su TikTok. Il filmato mostra un corridoio. In questo corridoio ci sono alcune bambole messe in esposizione su una panchina. La donna che ha realizzato il filmato non si accorge che una delle bambole incomincia a muoversi. Questo è ciò che ha filmato. Hola amigos, voy a ver qué está haciendo la gatita, porque creo que están dormiditos. ¿Dormitan? Hola amigos, voy a ver qué está haciendo la gatita, porque creo que están dormiditos. Voy a ver qué está haciendo la gatita. Il video seguente è stato realizzato da una donna che aveva appena perso la madre. La donna dichiara che alla morte della madre sarebbero incominciati ad accadere dei fenomeni paranormali. Ciò che è registrato è davvero impressionante. Questo è ciò che ha filmato. Carolyn Fry, Pitch Black. This flawed hero crash lands on a deserted planet with primitive criminal Riddick in tow. Clearly the protagonist we're meant to root for, Fry spends the movie keeping him and the shady monsters at bay. So we shouldn't be shocked that she writes it. But, sigh, we are. Just as she redeems herself, that sense of they're gonna escape sets in. Then, boom. Down with us in 5 minutes left. Number 9, Dick Halloran, The Shining. Objects in my screen. I've had this before, the case, though. Nothing new, really. Just as I was putting the Ouija board on the server. There you go. Told you. And I don't really give a shit what you people think neither. Because it's happening. Hello? Knock the keys off. Singing. And before you say there's no one behind there. Look. The fuck? I'm seeing things. I can feel someone, so I throw it so straight. It didn't move, I saw it. Did you see it? I saw it. La bambina del filmato sta giocando con i genitori. Il padre, mentre la sta riprendendo, la chiama a sé. La piccola va verso il padre, ma ad un certo punto sembra che un'entità invisibile tiri il braccio della piccola. Questo è ciò che è stato filmato. Bene. Bene. Mm.
comentario de Diana de Tato más rápido. Unos ojitos, unos ojitos. Unos ojitos. Unos ojitos. Durante un turno notturno, questa guardia di sicurezza si ferma davanti a un parco giochi e nota che un'altalena incomincia ad oscillare, facendo su e giù come se ci fosse qualcuno sopra. Dalle immagini si può notare che solo una delle due altalene si muove, mentre l'altra rimane ferma lì. Se ci fosse stato del vento, si sarebbero mosse tutte e due le altalene, ma come si può notare dalle immagini, solo una continua ad oscillare, mentre l'altra rimane ferma immobile. Il vigilante non può far altro che rimettersi in macchina e andare via. Il prossimo video è stato ripreso da un uomo di nome Rodriguez. L'uomo ha ripreso una strana creatura nella fabbrica in cui lavora. Le immagini sono davvero impressionanti. Questo è ciò che ha filmato. È difficile capire che tipo di animale sia. Potrebbe essere un ratto, anche se nutro qualche dubbio. Fatemi sapere nei commenti cosa pensate che sia quell'animale. Il prossimo filmato mostra l'apparizione di una sagoma nera. Secondo la proprietaria, questa sagoma apparterebbe a una giovane ragazza che apparirebbe più volte in quella casa, mostrandosi non solo a lei, ma anche alle proprie figlie. Questo è ciò che ha registrato. Lorelei, come here. Lorelei, who are you playing with? What are you doing? What? Lorelei. L'ultimo filmato mostra questo ragazzo mentre tenta di comunicare con gli spiriti, giocando con la tavola Ouija. All'inizio non succede quasi nulla. Dopo un po' sembra che lo spirito incominci a diventare irrequieto. Questo è ciò che è stato filmato. Quando essa merda mi colpì nel braccio, ti dico, cioè, io credo che è ora di parare. Stiamo vedendo, è capace che nada, io te dico, no. Io non vuelvo. Non c'è sto mare, olio. Io non so che pingo, insieme. Aiutami, chico. Io so che molto. Molto dicono che tengo un imán, però dígame dónde mierda sta l'imán. Dónde es que vengo un imán? Dónde verga? Yo ni siquiera tengo la pierna puesta ahí, boludo. Esta poronga se mueve sola. Revisa bajo la ouija. Una madera chota, encima no mide ni 4 centímetros esta poronga. Qué hijo de puta, ¿eh? Qué hijo de puta. Encima nadie me sabe ayudar. Dios mío. ¿Para qué mierda me puse a jugar esto? ¿Qué es lo que quiere espíritu? ¿Qué mierda quiere de mí?
Qué puta madre. Siamo arrivati alla fine, ragazzi. Il video finisce qui. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi filmati e noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima.